perché se partecipi a livello nazionale alle elezioni europee con un simbolo e volessi riproporre quel simbolo nelle elezioni regionali e nelle elezioni locali, a quel punto penso si ponga il problema della fondazione del partito. E te a quel punto vai oltre al discorso delle liste civiche e entri nell'ottica partito. Bisogna anche verificare quanta utilità ci sia nelle realtà locali a identificarsi in quel simbolo nazionale, anche perché abbiamo detto che a livello locale c'è bisogno di trovare delle convergenze sul territorio, eventualmente con altre liste, con altri movimenti, associazioni che sono presenti sul territorio, che non necessariamente sarebbero a quel punto disposti a collaborare con te con quel simbolo a livello nazionale. Allora, io... poi mi rispondi anche su questo punto. Per quanto riguarda invece la differenza tra le politiche, perché alle politiche no e alle europee sì, secondo me è abbastanza semplice, perché noi alle politiche, ammesso che ne avessimo le capacità, non abbiamo partecipato perché rifiutavamo il sistema elettorale delle politiche, perché mancava il discorso della scelta dei candidati e perché il sistema era considerato antidemocratico. Noi siamo stati dei mesi a parlare dell'antidemocraticità del sistema, a quel punto Beppe Grillo ha anche raccomandato di non partecipare alle elezioni. È chiaro che se te invece partecipi alle elezioni politiche fai una rottura con quello che è il pensiero del tuo movimento. Alle europee, anche se non sappiamo ancora quale sarà la legge elettorale, al momento questo problema non si pone, perché alle europee c'è un sistema elettorale proporzionale con l'espressione della preferenza e quindi la possibilità di scegliere il tuo rappresentante. Come? Se non la cambiano nel frattempo. Se non la cambiano, molto probabilmente la cambieranno, perché conoscendo i personaggi che si sono incontrati in segreto, Beltroni e Berlusconi, sicuramente la cambieranno. Noi non la cambieranno certamente per motivi democratici, ma antidemocratici, purtroppo, anche se mi ascoltano, purtroppo è così. Così. Ci aspettiamo questo da voi. Confermiamo. Purtroppo non state facendo il bene della mia generazione. E quindi insomma sono due situazioni diverse. Personalmente, perché non posso altro che parlare personalmente, io vedrei la necessità di presentarsi alle elezioni europee. Vabbè, comunque tutti parliamo a titolo personale. Cioè, vedrei, per le ragioni pratiche che dicevi e anche per le ragioni politiche, perché poi dopo sono quegli episodi di democrazia che vanno afferrati e che poi dopo servono per cementare la condivisione di progetti, programmi, speranze.